Allora, questo è un breve video in cui vi spiegherò per quale motivo la Wunderwaffe ti fa perdere il jug su World at War e vi spiegherò anche il motivo per cui accadono cose come questa. Questo è un glitch che viene chiamato One Hit Dog, ma prima di capire come mai avviene bisogna spiegare come funziona il sistema di vita su World at War. Senza Juggernog il giocatore ha 100 punti vita, i zombie fanno 60-61 danni per colpo, mentre i cani ne fanno 40 o 41. Quando vieni colpito ci vogliono 3 secondi per tornare al massimo della vita. Con il Jug però cambia tutto. Il giocatore infatti ha 160 punti di vita totali e può prendere solo 3 hit dagli zombie. Però il recupero della vita è spaventoso, infatti ottieni circa 40 di vita un mezzo secondo, il che ti rende praticamente immortale. Non tutti sanno però che i cani non funzionano proprio come gli zombies, infatti un cane farà comunque 40 di danno, ma la vita si recupererà molto più lentamente, il che non sarebbe un problema se il red screen non si attivasse solo quando un player ha meno di 10 di vita. Questo porta molte persone a pensare che una volta l'hit marker sia sparito, dopo essere stato colpito da un cane, la vita sia ormai al massimo, ma ora sappiamo che non è così. È quindi possibile scendere sotto i 40 di vita senza attivare però il red screen. In questo modo il player sarà nel range per essere ucciso da un cane senza però rendersene conto. E questo è il motivo per cui spesso vediamo quelle clip di gente che viene one shottata da un cane su Shinonuma. Adesso passiamo al punto centrale del video. Come mai la Wunderwaffe ti toglie il jug? Su Shinonuma, quando ti colpisci con la Wunderwaffe senza jug, prendi 41 danni, mentre se lo hai ne prendi 26. Il problema è che quando ti colpisci con la Wunderwaffe non recuperi vita finché non subisci danno da qualcosa di diverso. Questo però succede solo quando non hai il jug, infatti su Shinonuma con il jug che ti dà 160 di vita, se ti colpisci con la Wunder la vita si rigenererà. Questo per via del modo in cui la prima versione del jug gestisce la rigenerazione. Quando però la Treyarch su Derrisa ha cambiato il modo in cui funziona il jug, adesso infatti dà al player 250 di vita ma mantiene la rigenerazione normale, la Wunder ha iniziato a dare non pochi problemi. Inoltre anche il danno della Wunder stessa è cambiato, ora senza jug ti fa 99 danni, lasciandoti con 1 di vita e senza possibilità di rigenerarla, mentre con il jug se hai 250 di vita farà 137 danni, mentre se hai meno di 137 di vita farà 103 danni. Il problema più grande però è che mentre su Shinonuma, dopo essere stato colpito da qualcosa di diverso dalla Wunder, la vita si rigenerava, su Derrisa non è così. Infatti lo status causato dalla Wunder rimane tale per sempre. Non importa quanti modi di farvi danno proviate, la vita non ritornerà mai al massimo. Questo ovviamente porta al fatto che se ti colpisci una volta con la Wunder, avrai 113 di vita per tutto il resto della partita e gli zombie ti potranno uccidere con solo 2 colpi. Ovviamente questa non era una cosa voluta, infatti nei giochi successivi è stata completamente rimossa, però ha portato la Wunderwaffe a essere criticata come l'arma che ti toglie il jug su World at War.